allora siamo in compagnia di Elena Morali, la prima vincitrice di Miss Ciclismo. Intanto, che ricordi hai? Beh, bellissimi, perché quella sera era il mio primo concorso, non pensavo fosse un concorso di bellezza, mi hanno spinto gli amici a partecipare e alla fine ho vinto, e è stata una delle gioie più grandi della mia vita. Intanto te l'aspettavi? No, assolutamente no. E dopo questa prima vittoria come è cambiata la tua vita? Beh, è cambiata tutti i sensi, nel senso che ho iniziato ad andare al Giro d'Italia a premiare alle varie gare ciclistiche e perciò essere ripresa dalla televisione, poi piano piano ho fatto casting e sono entrata nella televisione nazionale. Sono contentissima. Raccontaci un po' com'è stata la tua esperienza al Giro d'Italia intanto. Beh, il Giro d'Italia io lo ricordo come una delle più belle esperienze, perché c'è tanto calore della gente, poi io ero anche in carovana e perciò ci fermavamo ogni paese, ogni città, prima ovviamente della gara, a depositare questi gadget, e la gente ci accoglieva in modo molto caloroso. E allora continuiamo con Elena, questa serata invece che serata è? Una serata molto elegante, molto in, come tutte le serate appunto di Miss Ciclismo, e con gente chic, molto chic. Cosa ti aspetti da questa serata? Beh, sicuramente che vinca non solo la più bella, ma la più simpatica, quella che abbia abbastanza doti sia caratteriali che fisiche. Ultima domanda per tutti i tuoi fan, come sarà il tuo futuro? Beh, l'anno prossimo, lavorativo, ricomincio Colorado a marzo, perciò guardatemi su Italia 1, e da gennaio, però lo stiamo già registrando, e da gennaio inizierò anche un nuovo programma. Beh, allora tante avventure per te. Sì, io amo il mio lavoro e devo ringraziare appunto le persone che mi seguono se continuo a farlo. E allora grazie Elena, buon divertimento. Grazie a voi, un bacione.